Buon pomeriggio amici, il centro stampa Genga, Mario Ciampaglia, presenta la settima puntata di Filo Diretto On Air, il talk show di Gilberto Gattucci. Siamo arrivati alla quinta edizione, 5 anni che portiamo avanti questo strumento, diciamo, questo discorso, e siamo vicini al Ferragosto, una settimana appena, e il 14 è Ferragosto, oggi siamo l'11, domani domenica, sì, il 14 è 14, quindi 15 è Ferragosto, diciamo. Quindi ho pensato di registrare oggi questa puntata in modo che non c'è molta gente. Il movimento c'è, solo che nell'area che ho scelto, vi ricordate, sono venuto un'altra volta, siamo nella zona vicino all'area verde qui del mercatino, e abbiamo approfittato per registrare questa puntata. Allora, ricordiamo che ci sono diversi eventi a Genga fin dal primo alla fine di agosto. C'è la mostra di Papa Leone XII, il pontificato di Papa Leone XII, poi nella taverna in Frasaxa, degustazione di prodotti del territorio, vendita di prodotti del territorio, quindi avete la possibilità di vedere il museo Storia, Arte e Territorio, e vicino una mostra di alcuni articoli contadini del museo di Sassoferrato, quindi vedete che avete la possibilità di girare, poi avete la possibilità di andare al Museo della Carta Fabriano e girate un po' qui nei dintorni. Basta che andate qui all'infopoint della biglietteria per chiedere informazioni su cosa fare. Ci sono delle belle cartine a vostra disposizione, completamente gratuite, quindi le potete prendere. Le cartine delle Marche, le cartine del territorio, e vi possono far comodo per girare qui dalle nostre parti. Ricordiamo pure che per Ferragosto alcuni ristoranti fanno il menù di Ferragosto, tutti non me li ricordo: il Parco qui a Genga Stazione, le Terme San Vittore, le Terme Frasassi, ecco, se sta, Terme San Vittore, invece si dice Hotel Frasassi. Poi abbiamo il ristorante La Scaletta, che fa sempre il menù di Ferragosto, e poi altri ristoranti, il ristorante Le Grotte, poi non so se qualche altro ristorante fa qualcosa per Ferragosto. Comunque avete la possibilità, il tempo sembra che sia bello, il tempo sembra che si mantenga, sempre questo sole cocente, quindi avete la possibilità di poter girare qui nel nostro territorio. Altri problemi penso che non ci sono, io le cose essenziali ve l'ho dette. Oggi era il compleanno di Cinzia e Graziano Ragni, quindi facciamo gli auguri di buon compleanno a questi due amici. Quindi per il momento penso che questo Filo Diretto corto non abbiamo molto da dire. Io l'ho realizzato per farvi gli auguri di Ferragosto. Abbiamo questo ponte, speriamo nella presenza di molti turisti alle grotte, quindi i bus navetta sono a vostra disposizione per andare alle grotte e per ritornare. Poi se capitate a San Vittore avete la possibilità di
frequentare un posto molto carino, il Parco Frasassi Aventura, camminare su dei cavi attaccati con moschettone, quindi è un, diciamo, è un divertimento sul sicuro, diciamo. Quindi se avete problemi, cadete, rimanete appesi e venite soccorsi dal personale addetto del Parco Frasassi Aventura. Ecco, gli argomenti sono esauriti, quindi questo era un filo diretto veloce per augurare il buon Ferragosto anche dagli otto qui alle mie spalle, gli otto alimentari che stanno dietro a me, vi fanno tanti auguri, e il mercatino che sta a fianco a me, i 30 chioschi souvenir, vi fanno gli auguri. Noi ci sentiamo appena possibile, se c'è qualche notizia particolare, in modo da darvela. E quindi buon Ferragosto a tutti e ci vediamo presto. Ciao da Gilberto.